Ciao ragazzi! L'argomento che affronterò oggi è uno di quelli che potrebbero essere considerati al limite tra realtà e leggenda. È facile essere scettici quando si parla di fenomeni paranormali. Eppure, di fronte all'enorme numero di persone che affermano di essere state testimoni in prima persona di qualche fatto inspiegabile, farsi venire un dubbio è più che normale. Visitare un parco Disney rappresenta un vero sogno per milioni di bambini in tutto il mondo, ma anche per molti adulti che vogliono rivivere i momenti magici della loro infanzia. Eppure, c'è un lato oscuro dei parchi Disney che in pochi conoscono, soprattutto di un parco in particolare, quello ubicato a Anaheim, in California, uno dei più grandi degli Stati Uniti. Inaugurato il 18 di luglio del 1955, è stato visitato da più di 550 milioni di persone ed è conosciuto come il luogo più felice della Terra. Dopo aver visto il video, però, forse questa definizione non ti sembrerà del tutto azzeccata. Ecco quindi i terrificanti fantasmi di Disneyland. Chiunque conosca la storia del parco saprà che Disneyland nasconde un piccolo grande segreto. Sotto la superficie, infatti, presenta un'enorme rete di tunnel sotterranei, il cui scopo principale è quello di permettere agli impiegati di raggiungere tutte le zone del parco, senza disturbare i visitatori. A detta di molti, è proprio in questi tunnel segreti che si sarebbero riportati numerosi fenomeni paranormali, apparizioni, fenomeni poltergeist e un gran numero di fatti inspiegabili. A seguito delle numerose testimonianze di impiegati, ma anche di qualche visitatore, gli esperti del paranormale sono concordi nell'affermare che il parco Disney, in California, sarebbe uno dei posti più infestati degli Stati Uniti. Ma quale sarebbe la ragione? Ebbene, secondo la loro opinione, bisogna partire dal fatto che, all'interno del parco, si sarebbero verificate almeno 10 morti violente, affogamenti, incidenti sulle attrazioni, eccetera. Oltre a questo, per molto tempo sarebbe esistita un'usanza alquanto inquietante tra alcuni visitatori. Molti di essi, infatti, avrebbero sparso le ceneri dei loro cari all'interno del parco o di determinate attrazioni. Le più quotate sarebbero quelle dei Pirati dei Caraibi e la Haunted Mansion, ossia la casa stregata. E se stentate a crederci, vi basti sapere che al giorno d'oggi gli addetti alla sicurezza sono istruiti proprio per evitare situazioni di questo tipo, ossia che qualche visitatore possa scegliere Disneyland come il luogo dove spargere le ceneri di persone defunte. L'ex impiegato di Disneyland, David Koenig, raccontò il caso di un gruppo di turisti che chiese permesso alla direzione per celebrare un rapido funerale ad uno dei suoi cari all'interno del parco, per poi spargere le ceneri del defunto in uno dei giardini. La direzione si rifiutò, ma durante la notte riuscirono ad irrompere all'interno del recinto e portarono a termine il loro compito. Furono proprio le telecamere di videosorveglianza a smascherarli. E come lo fecero loro, potrebbero averlo fatto moltissime altre famiglie. Chiaramente, al giorno d'oggi la sicurezza non permette di accedere al parco così facilmente. Ma stiamo parlando di molto tempo fa, quando scavalcando un semplice muro era possibile entrarvi senza troppi problemi. Gli investigatori del paranormale sono convinti di una cosa: è più che probabile che questi atti riversino l'energia della persona deceduta all'interno di questo luogo. Quindi non è da stupirsi che Disneyland sia un parco infestato da presenze. Certo, chi è scettico come me avrà una grande difficoltà a credere a questa teoria. Nonostante questo, vi sono moltissime persone che hanno riportato più volte apparizioni di presenze dalle caratteristiche molto simili tra loro, tanto da far pensare che la loro testimonianza non sia del tutto inventata. Il bambino che piange è una delle presenze più segnalate, un'apparizione che sarebbe stata vista molto spesso vicino all'uscita dell'attrazione di Haunted Mansion. L'avrebbero visto in molti, sia impiegati del parco che visitatori. La leggenda, e dico leggenda perché, non essendoci prove
della veridicità di questo fatto, credo sia giusto considerarla così. Racconta che la madre del bambino defunto avrebbe chiesto esplicitamente agli impiegati, che lavoravano all'interno dell'attrazione, di poter spargere le ceneri di suo figlio al suo interno. Al rifiuto degli impiegati, avrebbe comunque portato a termine il suo compito e subito dopo sarebbe stata ripresa dalla direzione del parco, finendo in grandi problemi. Da quel momento, il fantasma del bambino sarebbe apparso tantissime volte, piangendo per ciò che la madre aveva dovuto soffrire per soddisfare il suo ultimo desiderio. Sempre all'interno della Haunted Mansion, troviamo quello che viene definito il fantasma dell'uomo con il bastone. Anche qui esiste una leggenda che ne racconta l'origine. Prima che il parco fosse costruito, nel 1940, un uomo avrebbe avuto un incidente. Il suo aereo sarebbe precipitato proprio sul luogo dove, anni più tardi, si sarebbe costruita la Haunted Mansion. La sua anima sarebbe ora intrappolata in quel luogo. Tra gli impiegati del parco questo fantasma è famosissimo. Si dice infatti che in molti lo abbiano visto sia di persona che attraverso le telecamere di videosorveglianza, rimanendo letteralmente terrorizzati dalla sua presenza. Addirittura si dice che uno dei nuovi impiegati, un giorno, quando l'attrazione stava per chiudere, avrebbe visto un uomo in giacca e cravatta con un bastone da passeggio nella mano. Si sarebbe avvicinato a lui per invitarlo ad uscire, ma quando stava per raggiungerlo, improvvisamente si sarebbe letteralmente volatilizzato sotto i suoi occhi. Un altro fantasma molto conosciuto è quello dell'uomo in smoking. Anche questo apparirebbe all'interno della Haunted Mansion. La leggenda racconta che un'impiegata, un giorno, lo avrebbe visto riflesso nello specchio che usava per controllare il corretto funzionamento dell'attrazione. Un uomo in smoking, in un parco Disney, è decisamente inusuale. Quindi si sarebbe girata per capire se quello che stava vedendo fosse reale. Ma nel punto dove si sarebbe dovuto trovare, non c'era nessuno. Avrebbe rivolto di nuovo lo sguardo allo specchio e l'uomo sarebbe stato ancora lì. Ormai incredula, si sarebbe rigirata, constatando con terrore che non c'era nessun uomo in smoking nella fila davanti all'attrazione. L'unica spiegazione possibile, secondo lei, era che si trattasse di un fantasma. Anche questa apparizione sarebbe stata vista numerose volte, soprattutto dagli impiegati del parco e sempre all'interno della Haunted Mansion. Da dove verrebbe, però, è un mistero. E per ultimo, vale la pena di menzionare uno dei fantasmi più famosi avvistati all'interno dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi. Il suo nome sarebbe George. Anche in questo caso esiste una storia legata alla sua origine. George era un operaio che lavorava a Disneyland, ucciso da un fulmine mentre stava riparando una delle attrazioni. Da quel momento il suo spirito vagherebbe all'interno della giostra e sarebbe avvistato soprattutto durante le prime ore della mattina. In molti lo avrebbero visto attraverso le telecamere di videosorveglianza, scambiandolo per un vero operaio, ma riconosciuto come fantasma dopo aver saputo che, a quell'ora, nell'attrazione, non si stava procedendo a nessuna manutenzione. E questi, ragazzi, sono solo alcuni dei fantasmi più famosi avvistati a Disneyland. Ce ne sono molti altri, ma questi sembrano essere quelli più conosciuti e quelli di cui, si dice, esistono maggiori testimonianze. È arrivato il momento di dirvi la mia opinione. Partiamo dal presupposto che tutti conoscono. Quando si parla di spiriti e fantasmi, non posso evitare di essere molto scettico. Anzi, direi estremamente scettico. Ma c'è un punto di questa vicenda che mi risulta ancora più inquietante dell'apparizione di un fantasma. Ossia, sapere che centinaia di persone hanno sparso le ceneri dei loro cari all'interno del parco. Per quanto questo possa non avere nulla a che fare con il paranormale, è decisamente agghiacciante. Questo non vuol dire però che gli avvistamenti riportati siano solo delle sciocchezze, così come l'opinione degli esperti del paranormale. Non tutto può essere spiegato logicamente, giusto? Ma tu cosa ne pensi di queste storie?
sono solo leggende, come spesso le ho definite, o nascondono una parte di verità? Fammelo sapere in un commento. Prima di finire, oggi ti invito a farmi sapere cosa ne pensi sulle storie che hanno a che vedere con il paranormale. Ti piacciono? Ti piacerebbe ascoltarne altre? Se la risposta è sì, allora devi solo lasciare il tuo like. Se questo video dovesse raggiungerne 7000, ti racconterò altre storie che hanno a che fare con spiriti e fantasmi. Se ti piace l'argomento, non dimenticarti di lasciare il tuo like. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.